Blogosfere è ancora nel piazzale della stazione centrale a Milano. Come potete vedere c'è un'intera camionetta di poliziotti che sta sorvegliando il piazzale in attesa del ritorno dei soldati che sono momentaneamente andati via. A parte i lavori che vedo stanno facendo ancora adesso, stanno rinnovando tutta la... Ho visto là un paio di camionette dei soldati, però non mi è sembrato un coprifuoco, ecco, una situazione di grave dove sembrava di essere una, come a Baghdad, ecco, voglio dire. Era solo una semplice camionetta che ha praticamente... pattugliava lì, ecco, non ho visto altro di particolare. Non ne ho visti sinceramente, per cui devo ancora andare. Ma lei cosa pensa, come pensa che sia questo provvedimento? No, sono favorevole, secondo me è una cosa fatta bene, cioè da sicurezza vedere in giro comunque dei soldati è una figura che dà sicurezza, ecco. Io l'ho trovata normale. Cioè io non vengo frequentemente a Milano, l'ho vista normale oggi. Bene. Ma secondo lei è un provvedimento utile per contrastare la criminalità? Certo. Sì, penso che sia utile per rinforzare un pochino i disagi che ci sono soprattutto in questa zona e è importante che sia presente non solo qui ma anche in altre zone di Milano, come nella zona di Baggio, in quartieri dove si ha paura. Avere paura nella propria città non è assolutamente piacevole. Bene, abbastanza bene, sì. Perché non sono venuto di qua, sono di Torino. Comunque... Sono venuto anche a Torino comunque, lei cosa ne pensa del provvedimento? No, va bene, per me lo trovo abbastanza... La gente non ha tanto paura di uscire anche di sera, penso. Per me va benissimo, anche se sono straniera, a me mi va bene, per la nostra sicurezza della gente. Secondo me è una cosa positiva, senza dubbio, nel senso che comunque penso che possano mantenere un maggior ordine, non credo che alle persone oneste possano dar fastidio. Uguale, secondo me non cambia nulla, secondo me, perché secondo me servirebbero più in provincia, tipo Baggio, San Siro, Corto Giaro, lì serve veramente, ma di giorno e sera. Il servizio di il diurno secondo me non serve a niente. La sua percezione com'è di sicurezza? È difficile riuscire a quantificare, una camionetta là non può controllare tutte le altre zone della stazione, la conosco molto bene la stazione e vedo che non è che o sei in tutte le parti della stazione oppure sei solo qua di fronte. Non so se sia una grande scelta quella di avere un solo pattugliamento e basta, o averne 100, è una cosa diversa. Ce ne vorrebbero di più. Ma cosa ne pensa del provvedimento in generale? No, sono assolutamente favorevole, anzi ti dicevo, ce ne vogliono di più. Due così appostati in giro ce ne vorrebbero un presidio molto più consistente. Quindi un pattugliamento un po' più esteso? Sì, sì, assolutamente. Ma può essere, è un esperimento, se i soldati devono fare esperienza è inutile che rimangano nelle caserme fermi a far niente, quindi è meglio che facciano esperienza nelle nostre città. Lei si sente più sicura a girare qui in stazione vedendo che ci sono più forze dell'ordine? Secondo me sì, nel senso che comunque la stazione di Milano, come altre stazioni, non è esattamente un luogo estremamente sicuro, secondo me. Ci sono tante persone anche in difficoltà comunque che bazzicano, girano, creando anche dei problemi, per cui penso che ci si senta senz'altro più sicuri. No, per me è uguale, non cambia nulla. Ma mi sento più sicura, sapere che comunque ci sono più controlli sicuramente mi fa sentire meglio, sì. Sì, purtroppo sì. No, adesso bene, però in generale sì. Quindi pensa che l'utilizzo di soldati comunque contribuisca a aumentare la sicurezza? Sì, sicuramente.